Al Mazzola di Sant'Arcangelo in notturna si affrontano nel recupero della seconda giornata di promozione Nuova Fede e Sant'Ermite. È un derby della Valmarecchia che torna anche in promozione dopo che le squadre si affrontarono a maggio nello spareggio per accedere in questa categoria. Il Sant'Ermite arriva all'appuntamento dopo il tonfo interno subito da Torconca domenica scorsa, addirittura per 6-0. Il Nuova Fede invece si presenta a Mazzola dopo essere stato sconfitto in casa del Gambettola per 2-1. La partita è bloccata inizialmente con le due squadre che cercano più di non prenderle. Il Nuova Fede parte forte con questo tiro di Di Filippo che fa gridare al gol. La risposta del Sant'Ermite è affidata a questo colpo di testa di Castiglioni che Batani controlla a vista d'occhio. La manovra della Nuova Fede parte da lontano, il tocco di tacco delizioso in Mezzegur porta a Tio Narducci, Rossi blocca senza problemi. Il Sant'Ermite si fa vedere da calcio piazzato, Vucai allarga per Genghini, la cui conclusione viene ribattuta da Batani, il pallone viene momentaneamente allontanato ma Vucai lo raccoglie di prima intenzione e spara sul fondo. L'ultima azione invece di prima frazione di gioco è della Nuova Fede, Gori allarga per Mezzegur che non incide come vorrebbe, squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa approccia a scena aperta per l'ex Granata Mancini, il giocatore arrivato nella sessione estiva dimostra gran padronanza tecnica, nell'area di rigore mette a sedere un paio di avversari prima di infilare Batani per lo 0-1 che sta di liberazione per il Sant'Ermite. Mezzegura a questo punto prova a rispondere da calcio piazzato ma Rossi blocca, ma poco dopo gli ospiti si complicano la vita, Di Filippo lanciato a rete e viene fermato così da Fini, l'arbitro ritiene chiara occasione da gol tirando fuori il cartellino rosso al numero 6 ospite, ma le unità in campo verranno presto pareggiate, viene espulso infatti dall'altra parte Mezzegur per proteste. Subito dopo però il Nuova Fede trova il pareggio, intervento scomposto in area di rigore forse ad opera di Genghini con conseguente penalty assegnato ai padroni di casa, dal dischetto si presenta Narducci che trova così l'1-1, gol che sancisce anche le emozioni del match decretando l'1-1 finale.